Così qua con Andrea. Che ci dice Andrea? D'Ancona. D'Ancona, sì. Perché sei venuto da me? Avevo delle tensioni dopo parecchi anni che arrampicavo. Da quanto arrampico? 6-7 anni sicuri. E come sei arrivato a me? Come hai capito questa? Guardando dei video su YouTube, ti ho conosciuto sotto lockdown, ho continuato a seguirti e sempre più, e poi mi è venuto in mente, ho avuto il coraggio di scriverti per togliere le paure che avevo in me, e mi hai subito contattato e ci siamo organizzati, sono venuto e qua. Però guarda, la cosa strana è che tu dici c'hai delle paure, c'hai delle tensioni, ma in realtà non. Io non ho visto le paure. Bene. No, nel senso che sì, ho visto che c'era un po' di confusione, però non erano paure, erano tensioni più che paure. Cioè forse ti mandavano in blocco, però non era proprio paura quella, perché tu paura non. Bene, così significa che hai capito qual è il mio problema. E che hai trovato? Ho trovato quello che cercavo. Cioè? Come lo puoi spiegare più o meno? Cioè, chi non l'ha fatto questo? Chi non l'ha fatto mai, che dopo 7 anni di arrampicata più o meno frenetica, sempre di corsa, sempre così, ho capito che devo riaffrontare la cosa con più calma, determinazione, precisione, con più. Devono venire da te per capirlo. Non riesco a spiegarlo con le mie parole. Comunque, vabbè, più o meno che hai fatto? Nel senso, hai fatto tante prese o hai fatto i kata, cioè anche sta leggenda, sto mito dei kata? Ho fatto sto mito del kata, sì. Diciamo. E cos'è? Cioè, cosa ti è rimasto a te l'idea del kata? Cioè, cos'è? Cerca di spiegarlo te, perché a me io non l'ho mai fatto, ma lo faccio spiegare. Mi è rimasto che il corpo ha bisogno di entrare in sintonia con la roccia, e è difficile quando ti trovi lì a avere la freddezza di far collaborare tutti insieme, dai. Diciamo che cerca, cioè ti genera un ordine, diciamo. Bravo. Vabbè, questo bravo. È il metodo e questo è quello che cerchiamo di fare, che è applicazione e generare una disciplina. La disciplina è semplicemente arrivare a una regola, cioè per poi dopo misurare, e la misurabilità ti dà la capacità di migliorarti. Rendere tutto più semplice, con meno sforzo. E tanto impegno. La differenza, cioè si smette di faticare e si accede all'energia, quindi tu utilizzi l'energia per avere energia e smetti di faticare. Devi solo imparare a leggere, quello è la regola, serve proprio per avere una lettura e avere la misurabilità, e dalla misura poi si va oltre. Quindi ridurre la difficoltà alla semplicità, Benissimo. In poco, pochissimo. In poco, pochissimo. Anche tempo, perché lui, certo, diceva, ma è lento? No. Abbiamo preso non subito. Lento. Non è lento. Sembra lento, ma. Ma non è. È grande. Vabbè, comunque grazie. Lui ha scalato oggi, poi alla fine ha confessato, l'ha già fatto anche in 7A, che non se l'era preso, perché dice, no, ma era troppo facile, io non l'ho considerato. Questo perché anche. È il discorso proprio del vivere l'esperienza, cioè il senso di andare a arrampicare, ma che vuol dire andare a arrampicare? Cioè cosa stiamo facendo? Cosa vogliamo trovare? Cosa troviamo? Cosa ci dà? E quella è una scelta nostra, quindi se uno pensa solo di andare in catena, andare a fare cose, alla fine consumi anche quello che ti viene, in realtà neanche te lo permetti, cioè non, è come se non l'avessi fatto. E invece oggi mi è rimasto ogni minimo passaggio in mente. Questa è la ricchezza, quindi l'ho trovato. Certo. Questa te la ricordi? Me la ricordo benissimo. Grande. Grazie.